Maria Carfora, nella giornata di ieri a Gragnano, i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Torre Annunziata su richiesta di questa procura nei confronti di un'indagata ritenuta responsabile di danneggiamento, incendio e atti persecutori. La donna, sorella del boss, in due occasioni aveva dato alle fiamme le auto della nuova fidanzata del suo ex, ed accecata dalla gelosia voleva che lo lasciasse. E infatti la donna messa nel mirino dopo due raid ha deciso di trasferirsi al nord Italia. L'indagine, diretta dalla Procura di Torre Annunziata e condotta dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia stabiese, ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza sulle responsabilità dell'indagata, già nota per associazione di tipo mafioso, armi e stupefacenti, negli incendi appiccati dolosamente a due autovetture proprietà del rivale in amore tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 a Piemonte. Protagonista della vicenda, come riporta Cronache della Campania, è Maria Carfora, detta La Fuoco. Lei è la sorella del boss Nicola detto Il Fuoco. L'altra donna è stata costretta ad andare via dalla sua città e trasferirsi a Milano per paura di ritorsioni. Si deve fermare questa. Quella deve avere paura e deve dire ma che è, ogni macchina che mi comprano le danno fuoco. Io voglio ritornare a Piemonte per vedere la sua faccia, diceva invece la sorella del boss al telefono intercettata nel corso di una inchiesta disposta dalla Procura di Torre Annunziata e dalla DA di Napoli.